Si può dire che oggi non viviamo un'epoca di cambiamento quanto un cambiamento di epoca. Le situazioni che viviamo oggi pongono dunque sfide nuove che per noi a volte sono persino difficili da comprendere. Questo nostro tempo richiede di vivere i problemi come sfide e non come ostacoli. Il Signore è attivo e all'opera nel mondo, sebbene non tocchi a me dire come realizzare oggi questo sogno. Permettetemi solo di lasciarmi un'indicazione per i prossimi anni. Cercate di avviare in modo sinodale un approfondimento dell'Evangelii Gaudium per trarre da essa criteri pratici e per attuare le sue disposizioni. Sono sicuro della vostra capacità di mettervi in movimento creativo per concretizzare questo studio. Con questa esortazione apostolica, Papa Francesco delinea una Chiesa che fa dell'incontro non solo una modalità pastorale, ma un suo costitutivo modo di essere. Nell'incontro, l'altro ci interpella, sempre. Ogni incontro, per essere vero, esige l'uscita da se stessi e grande attenzione all'altro, chiunque esso sia e ovunque si trovi. L'incontro va cercato, camminando per le strade del mondo, andando dove l'altro si trova, iniziando dalle periferie esistenziali e geografiche. Come ha ricordato lo stesso Papa Francesco a Firenze, il modo migliore per dialogare non è quello di parlare e discutere, ma quello di fare qualcosa insieme, non da soli tra cattolici, ma insieme a tutti coloro che hanno buona volontà. Da questa ispirazione nasce, all'interno dell'Istituto Universitario Sofia, il Centro di Alta Formazione Evangelii Gaudium. Riassumerei la mission del Centro Evangelii Gaudium in tre parole: conversione pastorale, discernimento comunitario, sinergie. Conversione pastorale nel senso di Papa Francesco, cioè un cambio di rotta nella missione evangelizzatrice della Chiesa. Discernimento comunitario, renderci attrezzati e capaci di scoprire insieme nelle varie situazioni qual è questa rotta. Sinergie, mettere in rete le forze positive che ci sono nell'ambito della vita ecclesiale e nell'ambito della società civile in Italia e fuori Italia. Il centro vuole essere una risposta alla necessità di approfondimento dell'Evangelii Gaudium, mettendo a servizio di tutti il carisma dell'unità dei promotori e le esperienze teologiche e pastorali da esso suscitate, per vivere le sfide del nostro tempo con quella fedeltà, quel coraggio e quella creatività che provengono dal Vangelo. E questo, come diceva la Pira, è possibile tenendo in una mano il Vangelo, la dottrina della Chiesa, e nell'altra il giornale, ossia le persone nella loro concretezza storica ed esistenziale.